Presidente, io innanzitutto le chiedo se è confermata questa notizia rispetto al congelamento dei gettoni di gennaio. Guardi, su questo non sono in grado di risponderle perché, peraltro, come ho già detto a un suo collega, sono a letto con la febbre, ma non mi sono voluto sottrarre all'intervista che ritengo assolutamente doverosa. D'altro canto, ieri non ho presieduto la seduta. Laddove però ci sia stato un congelamento, probabilmente è legato a accertamenti che non sono, secondo me, legati alla specificità della questione sollevata dalla Repubblica, ma che avvengono ogni mese. Prima di erogare i gettoni si verifica che formalmente tutto sia in regola. Allora, Presidente, io da cittadino, più che da giornalista, mi pongo questo interrogativo, ne parlavo anche questa mattina in rassegna stampa con Angelo Rossano del Corriere del Mezzogiorno, perché molto spesso la stampa, i media e i cittadini puntano il dito contro la politica per lo scarso impegno. Qui invece il problema è l'opposto, cioè ci sono troppe commissioni, secondo ovviamente la lettura di Repubblica, e quindi anche troppi soldi che vengono erogati. Secondo lei alcune di queste commissioni sono ingiustificate? Davvero ci si riunisce troppo su tematiche anche inopportune? Penso a quella della commissione pari opportunità che si occupava anche di cani. O è tutto, diciamo, nella norma? Allora dobbiamo fare chiarezza. Innanzitutto, rispetto allo scorso mandato, i consiglieri comunali sono diminuiti da 46 a 36 per disposizione legislativa. Per disposizione legislativa gli assessori si sono ridotti a 10, per la verità al momento ne sono in carica 9. Le commissioni permanenti erano 8 e ora sono 7. Avevamo 5 commissioni speciali, oggi ne abbiamo 4. Dobbiamo essere chiari con i cittadini, questo è il costo della democrazia. Innanzitutto va chiarito una volta e per tutte che i consiglieri comunali possono partecipare anche a oltre 100 sedute di consiglio e di commissione, non percepiranno un corrispettivo superiore a 33 gettoni di presenza. Quindi tutte le partecipazioni in eccesso attengono esclusivamente, poi ciascuno può strumentalizzare come vuole, al mandato amministrativo che gli è stato affidato dal popolo, e cioè quello di controllare l'attività di giunta e dirigenti, perché nelle commissioni non ci si limita ad esprimere i pareri sulle proposte di deliberazione che poi giungono in consiglio comunale, ma si affretta una preziosissima attività di ricognizione su quanto esplicano i dirigenti nelle ripartizioni e sindaco e giunta. Quando il legislatore anni fa ha deciso di affidare la gestione ai dirigenti e alla politica l'indirizzo e controllo, ha sì tracciato una linea di divisione, ma se oggi qualcuno immagina di comprimere anche l'attività di controllo, io dico a questa gente: stiamo andando su un sentiero pericoloso. Non vorrei che qualcuno cominciasse ad immaginare che città grandi come Bari possano essere gestiti magari da un amministratore unico, nominato chissà da chi. Questa è la democrazia, non è un gioco. Ecco, le sue parole, Presidente Di Rella, sono molto chiare e credo che anche il suo stato d'animo sia un po' particolare quest'oggi, perché è chiaro che Bari finisce in una sorta di calderone dove sono finite negli ultimi tempi diverse città con, diciamo, casi forse un po' più gravi, diciamo, sulla carta rispetto a quello. Adesso io non voglio misurare e pesare le situazioni, però ripeto, a beneficio di chi ci ascolta, qui stiamo parlando di commissioni riunite in eccesso rispetto alla norma. Il Presidente dice, diciamo, se si supera un tetto, poi evidentemente le cose stanno in maniera diversa. Vorrei che chiarisse ancora una volta questo concetto, Presidente Di Rella, perché lei ha detto possono percepire 33 gettoni al mese. Glielo chiarisco, però sì. Mi permetta innanzitutto di specificare: chi dice in eccesso rispetto alla norma dovrebbe indicare la norma. E guardi, la norma non esiste, perché io mi chiedo e le chiedo, ed è giusto che i cittadini abbiano contezza di questo, ma perché quando 5 consiglieri comunali componenti della commissione urbanistica devono esprimere un parere su una variante,
magari molto compressa. C'è qualcuno che può misurare il tempo necessario per l'approfondimento? O si ha idea del danno che creerebbe un approfondimento fatto non in modo ossequioso e attento? Allora, detto questo, il mio stato d'animo ha ragione, di quelli che si sente tirato, ancorché indirettamente, perché il Presidente non partecipa alle commissioni, però come Presidente ho il diritto e dovere di tutelare la dignità di ogni singolo consigliere del Consiglio Comunale. E nel caso di Bari lo faccio con piacere, perché guardi che la nostra città per anni non è stata sfiorata da uno scandalo, e questo anche perché giungono in Consiglio Comunale atti guardati con attenzione. Detto questo, entriamo nel meccanismo. Il legislatore, e non il Comune di Bari, ha previsto che i consiglieri comunali non possono percepire un corrispettivo superiore ad una percentuale prevista tra quanto percepisce il sindaco e quanto percepisce lo stesso consigliere. Detto in soldoni, perché non dobbiamo parlare in politichese, qualcuno dice, perché anche su questo si gioca, 2.300 lordi. Io le dico che, diciamo, se le chiedessero quando percepisse lei come giornalista di stipendio, probabilmente lei non le risponderebbe con il lordo, ma le direbbe il netto. E quindi anche nel caso dei consiglieri comunali, io le dico 1.300-1.400 euro netti. Diciamo che io potrei rispondere in maniera molto diversa rispetto a quello che ha detto Giletti qualche giorno fa all'Arena, questo anche per essere chiari, siamo lontanissimi. Allora, 1.300-1.400 euro, tenga presente che questa gente, nel momento in cui adotta certe deliberazioni, assume il rischio di responsabilità patrimoniali molto ingenti e percepisce non certamente una retribuzione su cui sorvolare, ma una retribuzione che spesso è identica al dipendente di cui ottengono la collaborazione. Vabbè. Ma ben diverso è il tipo di lavoro che svolgono. Insomma, molto chiaro, Presidente Dirella. Io credo che sia importante anche poi parlare sui numeri, perché poi le polemiche spesso vengono fatte sui numeri, come accade poi, sta accadendo su diversi fronti nel nostro paese in questo momento. Può davvero con un flash, Presidente, le chiedo se ne ha voglia anche di dare un chiarimento su questi accertamenti della Digos, perché insomma qui parliamo ovviamente di ambiti molto particolari, perché Repubblica parla dell'ipotesi di una possibile poi indagine anche della Procura, ma io credo che qui parlare di ipotesi bisogna essere molto cauti. Guardi, ben vengano, io non ne sono a conoscenza, ma ben vengano. Il Comune di Bari è una casa di cristallo da anni, non è cambiata in questi ultimi mesi, siamo in grado di spiegare tutto. Ovviamente, se qualche presidente di commissione in particolari giornate magari è andato un tantino oltre la competenza specifica, trattando comunque di materie di interesse per la comunità amministrata, io non me la sento di puntargli l'indice contro, perché l'unico limite che peraltro la giurisprudenza individua è che le materie trattate siano di competenza dell'ente. Per essere più chiari, se si mettessero a discutere di politica estera sbaglierebbero, ma tutto ciò che attiene alla città rientra nel compito che i cittadini gli hanno affidato con una democratica elezione. Perfetto, perfetto. Ovviamente qui i riferimenti sono tanti, per motivi di tempo devo però ometterli. Io ringrazio per essere stato con noi il Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Dirella, al quale tra l'altro auguro anche buona guarigione. Grazie a lei.